Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo dal femminicidio di Nicoletta Rotaru, il titolo del Mattino di Padova, che racconta del piano del marito per eliminare ogni traccia di questo terribile delitto, un omicidio spacciato per un gesto estremo. Ma andiamo subito in diretta da Valentina Visentin da Padova per un aggiornamento sull'inchiesta. Oggi l'interrogatorio del presunto assassino. Sì, buongiorno direttore. Oggi in carcere, questa mattina presto, si è svolto l'incontro tra Eric Zorzi e la sua legale Silvia Masiero. Si tratta del primo incontro faccia a faccia tra i due in vista dell'udienza preliminare dell'uomo prevista per il prossimo 17 settembre. È stato un incontro che ha servito per delineare quelle che saranno poi le strategie difensive. Silvia Masiero ha detto che si farà affiancare da dei periti per analizzare l'audio che incastra Eric Zorzi, che lo ha portato in carcere, l'audio registrato dal telefono di Nicoletta Rotaru la notte in cui è stata uccisa. Poi l'avvocata ha anche detto che non esclude di poter chiedere una perizia psichiatrica. L'abbiamo raggiunta al telefono pochi minuti fa, ecco cosa ci ha detto. L'ho visto più provato rispetto all'altra volta, anche perché questo tam-tam mediatico ovviamente lo fa molto preoccupare anche per le sue bambine. In questo momento Eric è tutto indirizzato nella sua difesa perché vuole bene alle sue bambine e sa che tutto questo sta facendo soprattutto male a loro. Che cosa dire di più? Che insieme a lui sto cercando, anche se è molto doloroso, di ripercorrere tutta quella notte e verificare appunto che non ci siano i margini di prova che la procura indirizza, perché la procura sta indirizzando delle prove, non le altre, le indirizza perché sono due cose diverse, per cui niente, lavoro da fare ancora tanto. Le chiedo, il 17 settembre è prevista l'udienza preliminare, sì. Voi chiederete un rito abbreviato o il processo? Penso, guardi, a seconda di cosa mi diranno, perché ovviamente io adesso ho messo tutto in mano anche ai miei periti, adesso io sto appunto, ho dato tutta una serie di incarichi, ho fatto tutta una serie di domande a cui attendo risposta. Ovviamente anche i miei periti sanno che il margine massimo è la prima destinazione di settembre e quindi stanno lavorando tantissimo. Solo dopo che mi daranno certe risposte io potrò decidere se affrontare una corte d'assise popolare peraltro, perché oppure fare un abbreviato anche condizionato appunto, come dicevo ieri, a una perizia psichiatrica su Eric, perché io lo vedo, lui parla ancora della moglie al presente. Avete sentito le parole dell'avvocato Masiero, che questa mattina ha incontrato in carcere Eric Zorzi, e intanto si continua ad indagare perché si vuole capire se ci sia stata in qualche modo anche una premeditazione del delitto. Eric Zorzi al momento è accusato di omicidio volontario aggravato, ma quella notte sembra avesse ascoltato Nicoletta Rotaru posizionando un lettore MP4 nell'auto utilizzata dalla donna, e che quindi molto arrabbiato l'avesse accolta di nuovo, accolta in casa quella sera, molto arrabbiato, scatenando l'ennesima lite, e che poi è appunto scaturita nell'omicidio della donna. E quindi la procura sta cercando di capire anche se ci possano essere gli estremi per un'accusa di premeditazione. Intanto davanti all'abitazione di Nicoletta Rotaru ad Abano è stata rimossa la rosa e la poesia che era stata attaccata nei giorni scorsi, subito dopo la notizia che quello che inizialmente sembrava essere un suicidio invece era un omicidio. L'ennesimo sfregio a questa povera donna che per un anno appunto, il cui omicidio per un anno è passato sotto traccia. Un omicidio che è un'indagine che ha avuto una spinta decisiva grazie all'impegno delle due avvocatesse che invece stanno seguendo
la famiglia di Nicoletta Rotaru e che avevano ascoltato tutti gli audio che negli anni la donna aveva registrato testimoniando le violenze psicologiche e fisiche che era costretta a subire. Io restituisco la linea e vi lascio con le parole di, dell'avvocato Viviana Tatiana Vigia che difende la famiglia di Nicoletta Rotaru. Ricevute tutte le registrazioni perché è stata la primissima cosa con cui la signora Rotaru Eugenia è venuta nel nostro studio, perché non ci credeva mai che sua figlia si potesse mai, cioè che potesse fare un gesto di questo genere. La Nicoletta era felicissima e quindi non ci sono stati dei motivi per cui potesse insomma far fine alla sua vita. La svolta, o meglio la spinta decisiva alle indagini sulla morte di Nicoletta Rotaru, è arrivata dalle legali della famiglia della 39enne morta il 2 agosto 2023. Le avvocate Tatiana Vigia e Roberta Cerchiaro avevano ricevuto dalla madre di Nicoletta tutti gli audio dei litigi con il marito violento Eric Zorzi, che la 39enne le inoltrava, e così hanno più volte sollecitato la procura portando come prova i messaggi. Le due legali per mesi hanno cercato di recuperare il PC di Nicoletta e il suo telefono che i carabinieri avevano sequestrato 6 mesi prima, all'alba del 2 agosto, quando erano intervenuti per quello che sembrava essere un suicidio, ma che in realtà a tutti gli effetti è risultato essere un omicidio. Poi dopo i colloqui con i carabinieri, con i quali abbiamo parlato per ore, e insistito appunto di tirar fuori le cose che sono state sequestrate, tra cui era quel famoso telefonino che non sapevamo dove fosse, perché uno è stato sequestrato e l'altro no, senza SIM, rimasto ancora in casa di Nicoletta, e invece quello che appunto conteneva quella registrazione che purtroppo Nicoletta non ha, oltre alla nostra, alla registrazione di quella notte, aveva anche altre registrazioni di minacce, è l'unica cosa che non è riuscita a salvare in iCloud. Solo a gennaio il cellulare di Nicoletta viene analizzato e dopo 2 mesi le avvocate finalmente ricevono la copia forense con l'audio di quella terribile notte che incastra Eric Zorzi. Siamo a marzo e Nicoletta è morta da 7 mesi. Dubbi non solo nostri ma di tutti quanti, insomma, perché nessuno ha mai creduto nel suicidio, neanche nell'istigazione. Le due legali, che prima avevano chiesto che almeno l'indagine fosse per istigazione al suicidio, visto che dall'autopsia non emergevano elementi, hanno le prove e l'indagine diventa per omicidio aggravato. Eric Zorzi, che fino a quel momento è rimasto libero, viene arrestato. E noi sin da subito abbiamo capito che, perché dalle registrazioni emergevano anche maltrattamenti anche nei confronti delle figlie, per cui noi preoccupatissime proprio dell'incolumità delle bambine, abbiamo appunto proibito a tutti di pubblicare qualunque cosa che non succeda qualcosa di peggio alle bambine. Ora l'attesa per il 17 settembre, quando è prevista l'udienza preliminare per il 42enne accusato di omicidio volontario aggravato, e la speranza che la famiglia di Nicoletta possa avere giustizia. Era inquietante sentire quei sforzi per cercare di respirare. Grazie Valentina Visentine, per la parte tecnica Cristian Rocche Allende, oggi in regia Toni Esposito e Francesco Ceron. Vediamo un altro caso di molestia, di violenza, un uomo che non poteva avvicinarsi alla sua ex è stato arrestato dai carabinieri a San Pietro Viminario, sempre nel Padovano, dopo aver violato il provvedimento restrittivo. Aveva il divieto di avvicinarsi alla sua ex compagna, ma si è presentato a casa sua spaventandola. Un uomo residente a Tribano è stato arrestato dai carabinieri per aver violato il provvedimento. Allertato dai vicini di casa di una donna ucraina che hanno sentito le sue urla disperate, i carabinieri sono intervenuti a San Pietro Viminario, trovando l'uomo che si era avvicinato alla sua ex. Per questo è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l'arresto, rimettendo in libertà l'uomo, per il quale però vige il divieto di dimora nei comuni di San Pietro Viminario e di Solesino. Un atto vandalico che indigna un'intera comunità, ne abbiamo parlato anche ieri, è successo a Saunara, dove è stata vandalizzata una panchina rossa dedicata alla memoria di Giulia Cecchettini e alle altre donne
uccise da violenza di genere. Sentiamo. C'è un limite a tutto e per quanto vogliano essere ribelli o fare gesti estremi, questo mi sembra veramente troppo, ecco. Di tutte le panchine che sostano in questo angolo di ciclabile a Saunara, in provincia di Padova, quella presa di mira dai vandali, per ora ignoti, è quella rossa dedicata alle vittime di violenza di genere e in particolar modo a Giulia Cecchettin, uccisa brutalmente dall'ex fidanzato Filippo Turetta e che proprio nel cimitero del comune alle porte di Padova riposa accanto alla madre. Le panchine erano state anche recentemente ristrutturate dai ragazzi di Ci sto a fare fatica, l'iniziativa sposata dal comune che permette ad adolescenti di mettersi al servizio della comunità. Un atto vandalico, appunto, a cui il comune, guidato dalla sindaca Michela Lazzaro, vuole rispondere. Gli agenti di polizia locale stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza e sarebbero vicini ad identificare i vandali che hanno staccato dal pavimento la panchina nella notte tra il 24 e 25 agosto. Non solo questo, perché sempre gli stessi teppisti, probabilmente giovanissimi, annoiati dalle troppe vacanze estive, hanno sradicato un'altra panchina, sempre lungo la pista ciclabile che costeggia via Valmarana. Sono stati deturpati anche con lo spray dei giochi per i bambini. I vandali ce ne sono ancora di più. Quindi penso che sono tutti gesti che vanno oltre alla sensibilità, insomma, quindi sono persone che non, secondo me non sanno neanche cosa stanno facendo, quindi è una cosa molto brutta, sì. Di responsabilità parla la sindaca Lazzaro. Quello delle baby gang e della violenza giovanile è un fenomeno che cercheremo di trattare in maniera ancora più incisiva nei prossimi mesi con la collaborazione del mondo della scuola. È naturale, dice, che la parte più importante in un'ottica di crescita dei giovani spetta però alle singole famiglie. Servizio di Francesco Rattai della nostra redazione di Padova, baby gang sempre in azione. Vediamo le immagini riprese in centro a Treviso dell'aggressione di un gruppo di ragazzi, quattro ragazzi e tre ragazze tra i 15 e i 18 anni in un negozio. Hanno infastidito e poi aggredito un venditore ambulante di fiori che era entrato proponendo appunto di vendere questi fiori. È stato prima insultato, spintonato, vedete, come se fosse quasi un fantoccio da prendere a calci o a pugni, perché poi è successo dietro l'angolo, lo intravediamo lì dietro. Insomma, sono immagini che comunque hanno consentito agli inquirenti di identificare questa banda di ragazzini che a questo punto dovrà pagare per le lesioni inferte al venditore e tra l'altro al quale è stato anche rapinato il ricavato della vendita dei fiori. Adesso passiamo dai vandali ai lupi che stanno continuando le predazioni in altopiano. Ci sono centinaia di avvistamenti anche in pianura. Ci collegheremo poi anche da Arzignano sulle colline con Daniele Garbin, ci racconterà cosa è successo. Ma andiamo sull'altopiano dove c'è la disperazione dei Malgari. C'è per noi Monica Smiderle. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono a Rubbio con Valentina Pigato, questa giovanissima Siago, appena 21 anni e al Urlina. Dovete sapere che in tutto il Veneto ci sono 400 esemplari di vacche di razza Burlina. Leva Valentina con la sua famiglia. Siamo letteralmente, lo vedete, in mezzo a queste razze di questa razza. Continuano purtroppo le predazioni. Valentina, stiamo raccontando la disperazione dei Malgari. Che cosa è successo? Nella notte tra venerdì e sabato, a causa di un attacco dei lupi, sono venute a mancare tre vitelle.
Non è la prima volta. È il terzo anno di seguito. Ne abbiamo perse due l'anno scorso e un'altra l'anno prima ancora. Sì, quindi non è la prima volta quindi che capita. Questo, direttore, noi siamo all'interno proprio dell'area del bestiame e quindi possono capitare anche questi imprevisti, Valentina, ma non ci preoccupiamo. Insomma, voi andate a letto come la sera, con la disperazione? Con il pensiero che la mattina dopo di trovarne un'altra in meno, e questo ci fa pensare di tornare a casa almeno un mese prima dall'alpeggio. Quindi di anticipare la chiusura dell'alpeggio di un mese per evitare nuove predazioni. Sì, altre perdite che quest'anno sono 5, perché quello di venerdì notte è stato il terzo attacco di quest'anno, con 5 capi che sono venuti a mancare, e adesso stiamo seriamente pensando di lasciare l'alpeggio. Quando ha visto le sue vacche, insomma, ridotte male dai lupi, che cosa ha pensato, che cosa ha provato? La vista della carcassa delle vitelle morte, subito ho pianto, perché per me allevare queste vacche non è solo fonte di reddito, è, come vedete, per me è la mia passione, e sapere che una di loro fanno parte della mia quotidianità, quindi sapere che una di loro non c'è più per me è sempre un dispiacere. Che cosa chiedete? Quello che vi sta capitando, a fermare i lupi, che cosa chiedete? Chiediamo, adesso siamo arrivati al limite perché 5 bestie morte soltanto quest'anno sono molte, quindi chiediamo che adesso è ora di prendere delle misure, direi drastiche, perché come ho detto siamo arrivati al limite, quindi questi lupi ora è ora di farli sparire. Come? Avete delle proposte, delle idee? Questo adesso ci stiamo ancora lavorando, anche con Coglieretti, con delle proteste, con delle proposte di legge. Speriamo sempre che vengano accolte. Non stiamo parlando di sterminarli, stiamo parlando di limitare il numero per limitare i danni e aiutare noi malgari a continuare a portare avanti questa passione e questo lavoro che facciamo. Grazie a Valentina, grazie ad Andrea Benetti, il tecnico che mi ha aiutato con questo collegamento dentro proprio l'area dove Valentina cerca di proteggere con il filo spinato, con il filo elettrico, due vacche purtroppo però con i lupi. Direttore, da Rubbia è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Monica Smidel e Andrea Benetti, chiediamo scusa per l'audio che non era adeguato, ma purtroppo il segnale in altopiano ogni tanto è difettoso. C'è stato un vertice ieri sui lupi in prefettura a Treviso, vediamo il servizio e poi sentiamo direttamente invece il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, che ieri sera a Focus ha difeso strenuamente i malgari. Sentiamo. Ha provato e ha subito anche, direi io, quello che sono i diktat europei in merito all'ambiente, in merito alla tutela di questi grandi carnivori che, se magari 10 anni fa, 20 anni fa, erano probabilmente anche a rischio di estinzione, oggi il lupo e l'orso, e ne abbiamo ormai contezza, sono in forte espansione. E quindi io mi trovo spesso, sono stato anche a volte minacciato da persone che evidentemente, non vivendo in montagna ma comodi in una poltrona davanti alla TV, con un approccio alla Walt Disney per quanto riguarda i temi di grandi carnivori, chiaramente beati parlano e attaccano il sindaco di Gaglio perché magari prende posizione, forse l'unico che prende posizione contro questo mainstream ambientalista ideologico che oggi invece sta causando molti danni. Perché, ripeto, se fino a qualche anno fa i lupi erano forse in estinzione, oggi, ripeto, sono in forte espansione, tant'è vero, e mi dispiace dirlo questo direttore, ma io ho piacere che certi lupi si facciano vivi in pianura, perché così anche chi ha avuto un approccio da salotto in tema di grandi carnivori dovrà rivedere la propria posizione, perché quando ce l'hai fuori di casa
Quando un orso ti uccide Papi perché solo perché sta correndo su un sentiero, allora ragioniamo anche di questo, perché altrimenti, se no, se noi esseri umani veniamo dopo, non va bene, forse qualcosa non abbiamo capito e oggi dobbiamo intervenire pesantemente su questo tema, altrimenti i lupi come i cinghiali ci troveremo in spiaggia a prendere sole con noi e se poi hanno fame mai ci azzannano anche. E allora, siccome siamo in Italia e aspettiamo che ci caschi il morto ci è già cascato come con Andrea Papi, ma evidentemente non è bastato. Fugatti del Trentino va sulla graticola tutti i giorni, ma noi come amministratori dobbiamo difendere anche i cittadini e chi viene in altopiano in Trentino per godersi delle vacanze e noi vogliamo garantire e condividere un ambiente sicuro, sano, protetto e che non... Questo era Emanuele Munari, l'ex sindaco di Gallio. Adesso andiamo invece in diretta da Filippo Fois per una questione a Venezia delle irregolarità negli affitti, per gli affitti degli studentati. Ed è polemica, sentiamo subito Filippo Fois in diretta da Venezia. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo di fronte allo studentato in cui è arrivata la Guardia di Finanza e anche la Polizia Locale durante i controlli sulle affittanze turistiche, perché in questo grande campus universitario di Ca' Foscari, di circa 400 stanze, ce n'erano più di 30 che vengono affittate ai turisti. Naturalmente sono partite le sanzioni, naturalmente qui dovrebbero esserci turisti e poi naturalmente è anche partito un dibattito in città, come sapete a Venezia ci sono almeno 8.000 affittanze turistiche censite, molte altre probabilmente non lo sono, però qui si tratta insomma di appartamenti che dovevano essere riservati agli studenti. Io sono proprio con due studentesse che si chiamano Stella e Alice, le quali avevano già denunciato o comunque avevano fatto presente questo fatto a maggio, che qui vedevate gente che passava col trolley, che c'erano i turisti. Sì, è da un sacco di tempo, in realtà ancora da aprile noi siamo diciamo uscite pubblicamente denunciando questa cosa appunto durante l'anno e durante l'estate. Queste stanze vengono affittate a turisti appunto come veniva detto già sui giornali a 150 euro a notte, quindi insomma proprio si sta lucrando e praticamente durante l'anno ci sono proprio delle stanze dedicate alle affittanze turistiche, mentre durante il periodo estivo ci sono alcuni studenti e studentesse che avrebbero una borsa ESU oppure che fanno parte del collegio internazionale e che sostanzialmente vengono mandati via durante i mesi estivi e le loro stanze vengono dedicate all'affittanza turistica, quindi proprio per approfittare del... Questa la vostra era una denuncia diciamo dal punto di vista così amministrativo, insomma politico possiamo dire, perché prima stavamo parlando, hanno detto noi non siamo né della Guardia di Finanza né della Polizia Locale, adesso il Comune di Venezia, Ca' Foscari, hanno detto che non ne sapevano niente, che adesso faranno tutti i controlli del caso, però bastava andare su internet. Sì, esatto, noi sorprende che l'università si dica esterrefatta di questa cosa quando è perfettamente visibile, anche ora passano, entrano e escono turisti dal campus ed è l'università che affida ai privati come campus in questo caso la gestione totalmente a loro delle stanze del campus, così se ne può lavare le mani, ma poi è impossibile negare che ci sia una responsabilità anche dell'università, infatti anche il direttore di ESU è coinvolto in questa cosa e non si può dire che l'università non lo sapesse, chiaramente. Ecco, allora qualcuno potrebbe dire ma che fine sta facendo Venezia? In realtà no, non c'è niente di nuovo sotto al sole. Noi qua siamo vicini a una calle che si chiama Calle Secchi e fatalità abbiamo con noi anche Matteo Secchi di Venezia.com, eccolo qui. Vieni qua Matteo, passava di qua casualmente. Perché già 10 anni fa voi come Venezia.com con una vostra infiltrata avevate denunciato un fatto del genere. Sì, era la ex caserma Manin, quello stabile che il Demanio ha donato al Comune di Venezia decina di anni fa per fare delle case popolari. Poi il Comune l'ha girato allo UAV che ha aperto una struttura che doveva essere anche con case per abitanti. Noi ci siamo arrabbiati allora perché le case per veneziani erano state cancellate. Sì. Poi aveva aperto e affittava ai turisti regolarmente d'estate,
E d'inverno dicevano ci sono gli studenti. D'inverno ci sono gli studenti. Noi per smascherare questo gioco ipocrita abbiamo mandato una persona, la Luana, che saluto, a dormire, a dormito e si è fatta rilasciare ricevuta fiscale regolare e abbiamo dimostrato che vengono affittate ai turisti anche durante cioè quando l'università è aperta, insomma. E questo era 11 anni fa, all'epoca era sindaco, credo, Orsoni, adesso c'è un altro sindaco, però più o meno qua siamo sempre punti a capo in attesa, poiché arrivi anche una regolamentazione delle affittanze turistiche che, insomma, qua in città se ne sente il bisogno. Direttore, io direi che per ora da Venezia è tutto e ti restituirei la linea. Grazie anche a Matteo Secchi, ricordo mi pare tra le tante iniziative avevano fatto il funerale di Venezia con un corteo acqueo, con i becchini, le croci. E queste sono immagini di turisti che dormono in una gondola. Ecco, no? Perché si è arrivati a questo, cioè che non dormivano in una gondola, ma stavano lì, diciamo, a leggersi dei libri e a passare il tempo. Si fa qualsiasi cosa per arrivare a Venezia e quando non si trovano alloggi in genere si vedono persone sdraiate sui Masegni in piazza San Marco, insomma è davvero un'onta per questa vecchia, antica e delicatissima città. Vediamo una notizia che riguarda un incidente, perché purtroppo c'è tanta cronaca nera anche oggi, due feriti gravi, il bilancio di uno scontro che si è verificato la notte scorsa a Verona. Si tratta di due 57enni che viaggiavano su due diverse moto. Il primo veronese ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Borgo Trento, mentre il secondo, un emiliano, ha riportato varie fratture e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto tre pattuglie della polizia locale. Sarà sepolto nel cimitero di Ponzano Veneto Sheikh Tidiane Bance, il 18enne investito sulla Pontebbana. Intanto i familiari si sono affidati a un avvocato e chiedono che la sua morte non resti impunita. In questi giorni ho avuto l'occasione di incontrare più volte Alina, la mamma di Tidiane, insieme alle sue figlie, le sorelle del ragazzo. Abbiamo condiviso il percorso che potrebbe portare a far sì che i resti del ragazzo possano essere accolti nel cimitero della nostra comunità. Riposerà nel cimitero di Ponzano Veneto Sheikh Tidiane Bance, il 18enne del Burkina Faso investito lungo la Pontebbana. L'incontro con il sindaco Antonello Baseggio, che sentita la famiglia, ha proceduto con le pratiche per ospitare in paese le spoglie del giovane ragazzo, nonostante risulti residente in Francia. Il ragazzo, come le sorelle, come la famiglia, ha sempre vissuto a Ponzano Veneto, poi la vita li ha portati in Francia mentre il papà si era trasferito in Inghilterra. E quello che è successo è una cosa drammatica che ha sconvolto anche la nostra comunità. Tidiane viveva le nostre società sportive, viveva la nostra scuola, viveva il nostro territorio. Vogliamo che la morte di mio fratello non resti impunita. Allo sfogo di Buonemia Bance, fratello del 18enne. Non si dà pace la famiglia che si è affidata all'avvocato Paolo Pastre perché contraria all'ipotesi di archiviazione dell'accusa di omicidio stradale nei confronti dell'infermiera 48enne di Susegana, che per prima domenica mattina aveva chiamato i soccorsi nel vano tentativo di salvare la vita a Sheikh, deceduto a causa del trauma cranico riportato dall'impatto. Amareggiati, i familiari non vogliono che la morte del figlio 18enne resti impunita. Intanto hanno chiesto un aiuto economico al comune per poter celebrare il funerale che ancora non è stato fissato, aiuto che il sindaco ha esteso ai cittadini. La mamma mi ha chiesto di poter rendere pubblica un avviso, che è quello di poter accogliere dei fondi ed aiutare la famiglia per poter organizzare anche il rito funebre. In questo che si vede poi una comunità se è davvero solidale e con chi ha necessità, ma soprattutto con una famiglia che è sempre stata ben voluta e che ha partecipato alla vita sociale del nostro territorio. Il caso dell'ex tenente alpino Sergio Cabigiosu, veronese, malato di leucemia per l'esposizione all'uranio impoverito nell'ex Jugoslavia. Due ministeri sono stati condannati a riconoscergli lo status di vittima del dovere.
Io ho assolto il mio dovere come ufficiale dell'esercito andando in missione, e nel momento in cui sopraggiunge una malattia di questo genere, come un cancro, mi auguro sempre che lo Stato che mi ha mandato in quei posti mi tuteli anche. Ecco. Ministeri della Difesa e dell'Interno condannati in via definitiva a riconoscere come vittima del dovere il tenente di fanteria alpino Sergio Cabigiosu, 50 anni, veronese, a cui nel 2017 venne diagnosticata la leucemia mieloide cronica provocata dall'esposizione all'uranio impoverito. In servizio al 6° Reggimento Alpini, Cabigiosu era stato impiegato in diverse missioni all'estero, tra cui la tristemente nota Joint Force a Sarajevo, in Bosnia, i medesimi luoghi che nella veste di inviato di guerra aveva frequentato anche il giornalista Rai Franco Di Mare. Il cinquantenne è stato esposto nelle caserme italiane e all'estero anche all'amianto, e per questo motivo si è rivolto all'Osservatorio Nazionale Amianto e al suo presidente, l'avvocato Ezio Bonanni, presentando ricorso. Il Tribunale di Verona ha sancito un principio fondamentale accogliendo il nostro ricorso, ed è costituito dal fatto che se un militare viene impegnato in territori contaminati e senza protezioni e subisce dei danni alla sua salute, deve vedersi riconosciuti i propri diritti. Ed è proprio per questo che la sentenza sarà utilizzata in tutti gli altri casi per ottenere la tutela dei nostri uomini in divisa e il riconoscimento dei loro diritti. Nel caso di Cabigiosu, il Tribunale di Verona ha condannato i due ministeri a riconoscergli la liquidazione di 285.000 euro, oltre agli assegni vitalizi mensili per 2.100 euro che percepirà a vita. Io mi ritengo una persona molto fortunata, nel senso che il mio cancro è, grazie al cielo, uno dei cancri su cui la medicina e la ricerca hanno sviluppato una medicina mirata che mi consente di vivere una vita, diciamo, normale. Sono anche però molto consapevole che non tutti i miei colleghi che hanno operato all'estero e che hanno avuto di questi problemi hanno questo tipo di malattie, ma ne hanno altre che a volte si sono anche rivelate più letali. Cabigiosu e l'Osservatorio si augurano che questa sentenza costituisca uno spartiacque. I diritti di chi è rimasto contaminato andrebbero riconosciuti in automatico, non dovrebbero essere necessari anni di battaglie legali. In Veneto, dove seguiamo decine e decine di altri casi, come nel resto d'Italia, dove sono centinaia le vittime che non hanno visto riconosciuti i propri diritti. Auspichiamo nel futuro che il Ministero possa riconoscerli senza la necessità che si arrivi ad un contenzioso giudiziario. Un'altra notizia dalla prima pagina della Tribuna di Treviso: la madre di Alex Marangon contro il comune di Vidor. Se il palio passa dall'abbazia, ha detto, mi incateno. Sabrina Bosser dice inaccettabile che l'abbazia, invece di essere sequestrata, sia teatro di eventi. Sono attesi entro fine settimana gli esiti dell'esame tossicologico sul corpo del barista 25enne. Adesso torniamo alle predazioni dei lupi, perché imperversano anche ad Arzignano, e quindi in diretta Daniele Garbin. A te, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo proprio nella zona collinare di Arzignano. E questo che vedete alle mie spalle con me, l'allevatore Silvano Marchetto. Sì, ho l'azienda agricola a Calvarina. Ecco, questo è quello che resta di un gregge, di una vecchia, che nel giro di poco tempo, ma il lupo ha depredato. Ecco, è veramente la novità, perché comunque il lupo qui non c'è mai stato. Le prime segnalazioni risalgono a tre settimane. Qualche episodio, però le predazioni. Ecco, le ultime qui, tra l'altro, si è anche attrezzato. Abbiamo visto che fa un recinto. Ecco, com'è andata? Cosa sta succedendo? È stato un recinto alto 1,80 m, 2 m, tutto chiuso alla sera. E sono andato alla mattina e ne ho trovato 9. E una sola ha mangiato la carcassa, le altre 9 morte. Sì, ma è un segnale. Ho fatto un buco sotto, anda sotto la rete, ma sono andati sotto. È un segnale preoccupante, perché questo è una novità proprio per la zona. Un conto erano le foreste, i boschi, l'altipiano, e invece scendono in pianura, direttore. Questo è. E quindi, secondo me c'è un branco che si è spostato qua tra noi, qua a Calvarina e la Vujana. Di Montosso. È venuto fuori l'uscio
le guardie provinciali hanno contestato che è proprio stato il lupo. Lei a questo punto si sta chiedendo se continuare l'attività? No, ma adesso, la settimana scorsa mi è successo che avevo il recinto elettrico e me ne sono mancate 4 e un giovane fa 5, mi sono rimaste solo qui queste. Quindi è proprio una vera e propria emergenza, ecco, questa. Cioè, io le tengo per passione perché tengono, però certo, se risolvono qualche problema per il lupo non è... Grazie. E con me è anche il rappresentante della Coldiretti, perché il problema riguarda un po' tutto il settore comparto, non solo gli allevatori, il mondo agricolo in generale, vero? Ecco, lei Angelo Sartori, il presidente della zona, della sezione Antignano, ci diceva questo è un problema che si affianca ai cinghiali, no? Anche quelli che durano di più, quindi anche qua un'ottantina sono residenti stanziali. Sì, sono circa un'ottantina da Asignano fino a Novarone i cinghiali che distruggono tutti i raccolti di mais, dopo di conseguenza anche il frumento, e dopo distruggono i prati, specialmente quelli a Spagna. Ecco, sulla questione animali selvatici c'è bisogno di un tavolo, vero? Bisogna risolvere la questione alla base. Quello che dico io, forse, però fare un tavolo di concertazione con i diretti cacciatori, perché devono lavorare insieme. Però la cosa molto 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 importante oggi, che proprio ci preme, quando chiediamo i ristori da Avepa, manda in regione gli danno, la regione in 3 anni non ha esborsato un euro. Io ho un danno in 3 anni più o meno dei 5-6 mila euro certificati da Avepa e non mi hanno mai risarcito un euro. Ho solo speso ogni anno 100 euro a fare la domanda e non ho mai ritornato niente. Ecco, questo è un aspetto molto grave, quindi lei si è rivolto all'istituzione, la regione è l'unico ente, infatti con me c'è anche l'assessore del comune di Arzignano, Giovanni Lovato, anche voi in qualche modo avete le mani legate, non è competenza vostra e vi associate ai vostri concittadini. Assolutamente, colgo l'occasione anche la mia presenza per esprimere vicinanza e solidarietà a tutti i nostri allevatori, ma a tutti gli allevatori veneti, da parte mia e da parte del sindaco Alessia Bevilacqua. Non è competenza nostra, però è nostro dovere stare vicino ai nostri concittadini, ai nostri allevatori, e voglio ringraziare anche la Coldiretti, che è sempre in prima linea in difesa dei nostri allevatori e coltivatori. Cosa chiedere? Chiediamo che venga fatto questo tavolo tecnico, come proposto da Coldiretti, perché questi attacchi della fauna selvatica cominciano ad essere veramente troppi. Quindi bisogna tutelare i nostri allevatori e i nostri coltivatori. Invito quindi le autorità competenti a fare un tavolo tecnico per cercare una soluzione che possa rendere più tranquilli e far lavorare i nostri allevatori. Allora, con questa auspichiamo questo auspicio, allora facciamo in modo che incrociamo l'ita, che serva insomma per capire la gravità della situazione. Ecco, per il momento, direttore, questa è la situazione fotografata oggi e avete capito, insomma, questo problema della presenza dei lupi non è più trascurabile. Ecco, con questo restituisco la linea allo studio. Grazie molte. A Daniele Garbin, che era in compagnia di, mi pare, Francesca Pezzo, c'era Francesca Pezzo con Federico Cibotto. Allora vediamo due titoli del Gazzettino: ragazzina si pettina i capelli al bar, il gestore va fuori di sé e la colpisce con un pugno e uno schiaffo, per la serie, diciamo, aggressività molto diffusa e in crescita. E poi i turisti cafoni a Jesolo si scavano la fossa sotto ai lettini in prima fila e passano la notte bevendo amaro. Poi gli ombrelloni che vengono appesi alla torretta della sicurezza. Incredibile. Ha lasciato i suoi cari dopo aver contratto un'infezione da Covid. È una donna originaria di Sedico, nel Bellunese, morta a soli 38 anni. Il Covid se l'è portata via all'improvviso, a soli 38 anni. La comunità di Sedico è sconvolta per la morte di Alessia Vidotto, sottratta all'affetto dei suoi cari mentre assieme a loro stava trascorrendo le ferie estive sulle spiagge dell'Albania. Qualche giorno prima di Ferragosto la donna comincia ad accusare spossatezza e i sintomi tipici dell'influenza: raffreddore, mal di gola, febbre. Passano i giorni ma le condizioni di Alessia non migliorano, da qui la decisione di farsi visitare
dalla guardia medica, quindi all'ospedale di Tirana. Le viene diagnosticato il Covid-19, malattia che i medici non avranno poi dubbi nel considerare responsabile del rapido peggioramento del quadro clinico che sfocerà in una miocardite, infiammazione dei muscoli del cuore, malattia che nonostante gli sforzi dei medici le toglierà la vita nel giro di un paio di giorni. Alessia, che da qualche tempo risiedeva nel quartiere di Mussoia, era una persona solare e gentile e le comunità di Belluno e Sedico si sono strette al dolore dei genitori, al marito e al figlio di un solo anno e mezzo. L'azienda per cui la donna lavorava ha fermato per 2 ore la produzione per permettere ai colleghi di renderle omaggio. Capita un po' a tutti di dimenticare le chiavi di casa nella propria abitazione, quindi di restare chiusi fuori, e non bisogna mai fare scavalcare cancelli, tentare di entrare dalle finestre perché si rischia la vita. Ha perso la vita una 82enne che voleva andarsi a riprendere il cane. Sì, mia cugina era. È rimasto. Senz'altro era. L'ho vista che camminava male, sì, perché poverina, purtroppo non so niente, è caduta, non so cosa, l'hanno trovata così, non posso dire più di altro perché anche per me è stata una sorpresa. È ancora sotto shock il cugino di Valli Carraro, l'anziana vedova di 82 anni, trovata senza vita davanti alla porta di casa da una delle figlie che andava a riprendersi il cane che l'aveva lasciato in mattinata. Una tragedia domestica accaduta in via San Venanzio Fortunato a Castelfranco, la cui dinamica ha del paradossale. La signora stava preparando il pranzo quando, uscendo in giardino, si è accorta che le si era chiusa dietro la porta di casa. Non avendo le chiavi con sé, ha così provato a rientrare da una finestra lasciata aperta, prendendo una sedia proprio dal giardino e tentando la scalata. Ma purtroppo ha perso l'equilibrio e, cadendo sul cemento, ha riportato un forte trauma cranico che le è stato fatale. Ha scoperto tutto una delle figlie rientrando nel pomeriggio dal lavoro. Ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma i sanitari nulla hanno potuto se non constatare il decesso della signora. Sul posto anche i carabinieri, che sono tornati un paio di volte sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso e per escludere il coinvolgimento di altre persone. È una tragedia, sì, perché a una certa età siamo tutti in pericolo. Bisogna rassegnarsi e basta. Non so cosa dire. Grande il cordoglio del vicinato. La sua dirimpettaia la conosceva da 44 anni e la ricorda come una persona buona, sempre gentile e disponibile. Una vera amica alla quale potersi rivolgere in qualunque circostanza. Come comunità ci stringiamo alla famiglia e esprimo il cordoglio mio personale e quello di tutta Castelfranco Veneto in questa circostanza tragica. Spiace, tendiamo di capire le dinamiche dell'incidente. Arrivano messaggi di una persona bella, una persona che stava bene con i vicini, che stava bene con tutti e che viveva la sua età in modo esemplare. Quindi con questo messaggio rinnovo le condoglianze a nome mio e di tutta la città. Lascia i 3 figli, Daniela, Marina e Giuseppe, e gli adorati nipoti Diego, Nicolas, Sofia, Leonardo ed Edoardo, i parenti e i numerosi amici che si era creata in città. Servizio di Elena Dal Forno, andiamo a Vicenza dove sono state sparse delle punte di filo spinato sulla ciclovia Treviso-Ostiglia tra Montegalda e Longare. Dura la condanna del presidente della provincia, Nardin. Attenti alle gomme! Sulla Treviso-Ostiglia qualcuno sparge puntine, o meglio punte di filo spinato. Il messaggio di pericolo si diffonde in fretta sui social. Un cittadino mette in guardia gli altri ciclisti. Stamattina, durante una passeggiata nella ciclovia Ostiglia, nel tratto che va da via Carbonare al primo casello, direzione Montegalda Longare, abbiamo trovato sparsi per tutta la larghezza della carreggiata una 30 di questi simpatici bucaruote artigianali. Fate attenzione, l'autore invece si commenta da solo. Immediatamente anche il sindaco di Montegalda si attiva, Andrea Nardin, che è anche presidente della provincia di Vicenza,
condanna quello che è successo e attiva la polizia locale. Un pericolo per i pedoni che attraversano in tantissimi questo tratto di arteria importante, ma anche per le bici. Quindi mi auguro che la polizia locale, che sta indagando su chi ha compiuto questo atto, riesca in breve a individuare i responsabili. Questa ciclabile è stata ricavata sull'ex ferrovia militare Treviso-Stiglia. Via i binari è stata creata una lunga striscia d'asfalto che a lavori finiti sarà lunga 118 km. Attraversa due regioni, Veneto e Lombardia, e quattro province, Treviso, Vicenza, Verona e Mantova. L'8 agosto si è arricchita di altri 29 km lungo la direttrice che tocca Montegaldella, Castegnero, Nanto, Barbarano Mossano, Villaga, Sossano, Orgiano e nel veronese Cologna Veneta. Anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha condannato l'atto vandalico in una delle ciclovie più belle d'Italia e il tratto tra Montegalda e Longare è conservato con grande passione dai volontari della zona. Quel tratto di Treviso-Stiglia è tra i meglio tenuti proprio grazie al spirito di volontariato, all'attenzione che questi cittadini di Montegalda, cittadini vicentini, mettono nel tenere quello che è il loro giardino o comunque un tratto di strada che attraversa le loro case. Oggi la pista ciclabile congiunge Treviso a Cologna Veneta, 89 km percorribili sui 118 previsti, un percorso turistico che recupera anche i vecchi caselli come punti di ristoro, officine, alloggi, punti di noleggio. Quando nel 2025 sarà terminata, sarà la ciclovia più lunga d'Italia tra quelle ricavate valorizzando un tracciato ferroviario. Insomma, non c'è spazio per atti vandalici che danneggiano una risorsa turistica per il Vicentino e per il Veneto. E che questi atti non si ripetano più in un tratto così bello di pista ciclabile che è la Treviso-Stiglia. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Vediamo un altro titolo della Nuova Venezia, il sindaco Brugnaro che torna a parlare dell'inchiesta Palude alla Mostra del Cinema dove ha fatto un sopralluogo. Ha detto fiducia in una indagine accurata. Tra red carpet e regata storica il primo cittadino non teme contestazioni. Io sono ancora incredulo, Boraso, dirà lui. E adesso vediamo cosa ha detto ieri sera a Focus l'assessore comunale alle politiche educative del comune di Venezia, Laura Besio, che ha difeso a spada tratta il primo cittadino. Fuoco, allora parto dal servizio, però scollino poi sul resto, nel senso che mi rendo conto che adesso ci sono tutta una serie di strumentalizzazioni finalizzate per arrivare a un unico messaggio. Allora è chiaro che a Venezia lo stato d'animo non è leggero per nessuno, però secondo me è anche opportuno fare chiarezza su alcuni aspetti della vicenda, perché è bieco chi fa connubio di tutto per far scaturire anche una generalizzazione che è equivoca e fa male al dibattito pubblico. Allora fate salve le doverose premesse e quindi lo sgomento, la preoccupazione, ma anche la piena fiducia nell'operato della magistratura, delle forze dell'ordine, l'auspicio che quanto prima chi svolge ruoli pubblici possa dimostrare la totale estraneità ai fatti contestati e da ultimo anche il fatto che saremmo i primi noi a disconoscere un sistema malato nel momento in cui una sentenza lo attestasse. Fatte salve queste premesse, io credo che ci siano tre aspetti diversi anche tra di loro. Il primo aspetto riguarda la vicenda Boraso, quindi se lei mi chiede che cosa ne penso, io onestamente le dico non so dirle, perché se non si esprime la magistratura, essendo una questione giudiziaria che va per le sue vie, chi sono io per farlo? E credo che questo è un interrogativo che dovrebbero porsi tutti nel momento in cui parlano in un dibattito pubblico, perché siamo in uno stato di diritto in cui vige il principio del garantismo, della presunzione di innocenza, e io spererei fino alla fine, da cittadina italiana, che una persona fino a consapevolezza provata potesse essere innocente. Poi c'è un secondo aspetto che riguarda il sindaco Luigi Brugnaro per quanto attiene l'avviso di garanzia. Allora, si chiama avviso di garanzia e non avviso di condanna se vogliamo recuperare il significato dei termini, e l'interdizione dei pubblici uffici comunque è una pena accessoria che semmai segue
un processo. Signore, semmai segue la telecamera, perché guardasse lì, perché dopo così metà intervento altrove, comunque era chiaro il messaggio che volevo far passare. Certo. E che segue semmai un'eventuale condanna, che segue un processo. Invece a un'ora dalla notizia, un mese fa, c'era già qualcuno che sputava sentenze sul nulla di fatto, quando ancora non c'è nessun processo avviato. Non è il Consiglio Comunale l'arena dell'Inquisizione. Il Consiglio Comunale semmai è un'arena di dibattito politico, quindi i consiglieri dovrebbero occuparsi e confrontarsi sulla questione semmai politica, che è il terzo aspetto che io elencherei se volessi giusto articolare questa vicenda. Ora, vale per tutti, se qualcuno insomma avrà fatto qualcosa che non andava fatto, ma questo vale a prescindere per tutti. È chiaro che la magistratura sarà la prima a esprimersi. La magistratura sarà la prima a esprimersi, l'assessore Laura Bezio ieri sera a Focus. Adesso andiamo in diretta a Treviso da Lucio Zanatto, che in compagnia del sindaco Mario Conte, la Conferenza Episcopale Italiana ancora una volta ha attaccato l'autonomia differenziata. Ovviamente abbiamo chiesto un parere al sindaco. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo qui nel quartiere di Casugana con il sindaco per discutere, anzi per parlare, per commentare questa posizione della CEI in merito all'autonomia del Veneto, ma in genere insomma di questa legge dell'autonomia. Lei come sindaco, ma anche come presidente di ANCI Veneto, come vede questa posizione dei vescovi italiani? Ma credo che la posizione dei vescovi metta al centro il timore di una divisione sociale che l'autonomia, secondo alcune teorie, rischia di creare. Io invece credo che il centralismo, che oggi è un cardine di questo paese, le differenze sociali le ha già create. Io, sempre rimanendo in campo esclusivamente amministrativo, guardo i dati dei comuni in dissesto finanziario. Nella storia del Veneto sono 7 i comuni che nella storia del Veneto sono andati in dissesto. Se ci spostiamo nelle regioni del sud, entriamo in tripla cifra, 300, 400, 500 comuni. Segno evidente che ci sono caratteristiche e condizioni assolutamente diverse, ma il principio di solidarietà non deve mai venire a meno, nemmeno con l'autonomia. Quindi io mi sento di rasserenare, no, i vescovi nel dire che anche con l'autonomia la solidarietà amministrativa non verrà mai meno. Cioè le regioni che sapranno meglio amministrare i fondi dei propri cittadini poi saranno comunque sempre a disposizione per quelle parti del paese che avranno delle necessità differenti. Però è altrettanto vero che oggi il centralismo ha fallito e l'alternativa al centralismo si chiama autonomia. Quindi io sono sempre aperto al dialogo e al confronto, e forse dobbiamo tutti noi capire meglio come funziona e quali sono le opportunità che l'autonomia offre, e soprattutto dobbiamo far capire alla gente che l'autonomia non significa mettere nord contro sud o sud contro nord. Però ad esempio oggi Calderoli sul Libero dice che è il referendum che invece veramente creerà una frattura tra sud e nord, o comunque tra quelli che o non andranno a votare o voteranno no e quelli che invece voteranno sì. Se vince una delle due parti, comunque l'altra, come dire, rimane arrabbiata. Ma io credo che soprattutto qui in Veneto la parte politica ha ricevuto un mandato chiaro da parte dei veneti, che è quello di ottenere politicamente l'autonomia, che significa maggiore responsabilità amministrativa. Oggi coloro che si battono per motivi esclusivamente politici contro la riforma dell'autonomia lo fa proprio con la volontà di dividere il paese, di accomunare tutti coloro che non la pensano così e cercare di creare una forza politica alternativa a una forza di governo. Ricordo però che nel programma del governo Meloni, al centro del programma, c'è proprio l'autonomia, e qui mi rivolgo alle forze alleate che devono essere compatte e coese nel sostenere l'autonomia da nord a sud. Sì, però c'è qualcuno che dice che se dovesse vincere, diciamo così, il referendum, quindi essere abolita la legge, magari anche in Veneto si andrà a ripetere quello che è successo molti anni fa in Alto Adige, con qualche tritolo sui tralicci per ottenere di più. Ma io credo che bisogna sempre rimanere nell'ambito della democrazia e della discussione civile, quindi sono contro ogni forma di violenza e sono contro ogni forma di manifestazione
violenta. È altrettanto vero che il tema, la questione settentrionale, è una questione che oggi sta caratterizzando molto le nostre comunità, anche perché continuiamo a chiedere grandi sacrifici alle nostre comunità. A volte siamo costretti anche a ritoccare le tasse e il cuneo fiscale, che invece noi continuiamo a riversare su Roma, ormai è arrivato a 20 miliardi l'anno. Quindi capite che a fronte di un esborso di denaro così importanti verso regioni che hanno esigenze diverse rispetto alle nostre, oggi i nostri cittadini ci chiedono risposte concrete. Prima ha parlato di alleati, oggi il vice premier Tajani su Repubblica dice noi presentiamo Flavio Tosi per le prossime elezioni in Veneto. La Lega dice il Veneto deve rimanere alla Lega e tutti dicono in questo caso tocca a Mario Conte. Ma io credo che un segno di maturità per i veneti da parte della politica sia quello di concentrarci sul Veneto che vogliamo e sui programmi, mettendo al centro le persone, l'ambiente, i giovani, gli anziani, le persone con disabilità. Quindi io partirei dalla costruzione di un progetto che si pone degli obiettivi ambiziosi per una regione straordinaria come quella del Veneto, amministrata in modo straordinario da parte del presidente Luca Zaia, che è presidente ancora per un anno e mezzo, e quindi ci vuole massimo rispetto nei suoi confronti. Dopodiché chi potrà essere il miglior interprete di questo schema e di questo programma lo decideremo tutti insieme, con l'obiettivo di avere una forza coesa che ha saputo dimostrare buon governo nei comuni, in regione e oggi anche a guida del paese. È normale che ogni partito faccia i nomi dei suoi migliori uomini, come nel caso di Forza Italia, che è stato fatto il nome di Flavio Tosi. Fratelli d'Italia avrà il suo e la Lega avrà i suoi nomi. È altrettanto vero che io sono molto concentrato sulla città di Treviso e se un domani dovessi pensare al Veneto, prima penserei ai temi e poi ai nomi. Direttore, mi permetto un'ultima domanda sulla concentrazione. Concentrato per il matrimonio? Questi sono settimane importanti, siamo ai dettagli ovviamente. Come sempre succede, è la donna quella che si sta occupando più ricordiamo la data, e quindi è l'Elisa, il 12 ottobre si sta occupando dei dettagli dell'organizzazione, però insomma siamo contenti e soprattutto siamo contenti anche del grande affetto che stiamo ricevendo da tutta la comunità. Grazie sindaco, a te direttore. Grazie molte, ovviamente daremo conto anche delle nozze del sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI quando sarà il momento. Allora, c'è un altro protagonista della politica di cui si sta parlando molto, è Valeria Mantovan, la sindaca di Porto Viro, che dovrebbe subentrare ad Elena Donazzan come assessore regionale al lavoro e all'istruzione. Bene usare il condizionale, perché ieri c'è stata una riunione dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, tra cui Luca Spavanetto, Gio Formaggio e Enoch Soranza, che non vedono di buon occhio questa scelta. Ne hanno parlato con Luca Donzelli di Fratelli d'Italia e ovviamente non si sa ancora che cosa sia stato deciso. Sembra che si deciderà del destino del futuri incarichi di Valeria Mantovani in una riunione a settembre tra Giorgia Meloni e il presidente del Veneto, Luca Zaia. Andiamo in pubblicità, due minuti con i nostri registi Toni Esposito e Francesco Cerone, e poi torniamo subito da voi. Sarà, come si è sempre detto, a fine estate un autunno caldo, perché in vista una legge di bilancio che, se non sarà lacrime e sangue, sarà una legge di bilancio intransigente. Il governo deve recuperare molte risorse anche per ordine dell'Europa, che chiede di rientrare in questo debito mostruoso di 3.000 miliardi. Il governo farà il possibile, si parla di riduzione di detrazioni, di altri interventi, vedremo quanto saranno dolorosi. Una cosa è certa, i prezzi comunque sono sempre molto alti e i consumatori se ne stanno lamentando. Sentiamo cosa dicono i bassanesi, cosa hanno detto ad Alex Giuliano.
Il caffè resta un piacere anche se diventa un lusso. È probabile che in numerosi bar il caffè appunto arrivi a costare 2 euro già a partire da quest'autunno. Questo è solo uno dei tanti rincari previsti, perché aumenterà anche il costo della benzina, ci sarà un rincaro anche per quello che riguarda le utenze. Insomma, abbiamo chiesto ai bassanesi come far quadrare i conti in quello che si preannuncia un autunno caldo. Autunno, si prevedono rincari in arrivo, addirittura il caffè in alcuni bar potrebbe arrivare a costare 2 euro, lei lo prenderà lo stesso? Sarò costretto, altrimenti rinuncerò a questo piacere, però è tanto, sicuramente tanto. Sui rincari in generale, bollette e quant'altro che in autunno dovrebbero aumentare, si rinuncia a qualcosa? Come si fa un po' per far quadrare i conti? Ci devo ancora pensare, in effetti. Adesso mi sto godendo questo scampolo di ultimi giorni di teleferia, poi ci penserò. Non mi interessa perché non lo bevo. E sui rincari? Però è giusto, perché il caffè che vuol tanto per farlo. Senta, un po' sui rincari in autunno, bollette che aumenteranno, benzina, come si fa a far quadrare un po' i conti? Non so, o non si paga. Lo prenderà lo stesso il caffè? Ma sì, sicuramente, anche se è un po' troppo alto il prezzo. Io no, io lo faccio a casa meglio. Preferisco, c'ho la macchinetta che ho pagato un tot pure, e preferisco fare a casa il caffè e vado a lavorare. Aumentano tutto? Come si fa a far quadrare i conti? Cambiare il governo. Una volta a settimana. Quindi si risparmia, si rinuncia un po' a qualcosina, anche perché sembra aumenteranno anche benzina, le utenze, le bollette. Come si fa a far quadrare un po' i conti? Bisogna rinunciare alle cose che chiamiamo le superflue, ecco. Colpa di, diciamo, per essere un po', per semplificare un po'. Il sistema politico. Esatto. Sistema politico. Sicuramente non ci rinuncio, però è ovvio che è un po' un dispiacere questi continui aumenti. Comunque non ci rinunceremo di sicuro. Lei il caffè al bar lo prende? Sì, raramente, perché ho la macchinetta a casa, quindi me lo faccio da sola. Io le prendo di più perché sono un ciclista e quindi sono in giro, soprattutto sul lago di Garda, abbiamo i nostri punti d'appoggio, bar d'appoggio per il caffè, quindi quello per forza. Aumenteranno però anche benzina, utenze, in questo caso come si fa a far quadrare un po' i conti? Risparmieremo di più, non so cosa dirti. Faremo un inverno di austerity. Il caffè arriverà a costare 2 euro al bar in questo autunno. Vi chiedo se è un piacere che continuerete a concedervi o si risparmia un pochino? Sicuramente ce lo concederemo ancora, perché il caffè non si rinuncia mai, però effettivamente, contando quello che c'è fra il caffè e l'acqua, non penso che ci sia quel valore. Si fa un po' fatica a farli quadrare, però ci si riesce. Si rinuncia a alcune cose magari, però altre non si può rinunciare. Mangiare non si rinuncia, al divertimento si può rinunciare di tanto in tanto, magari divertendosi in altro modo, magari in casa. Vox Populi, Vox Veritatis, servizio di Alex Giuliano. E non deve, anzi non è stato per una tazzina di caffè troppo cara, ma sta di fatto che il cliente di un bar di 90 ha perso la pazienza e ha dato in escandescenza. Il motivo era che non gli volevano servire da bere. Attimi di panico quelli vissuti domenica mattina in un bar di 90 a Padovana, dove un cliente esagitato al rifiuto di un drink ha tentato di bruciare l'auto di una delle cameriere. Il crescendo di tensione è cominciato verso le 9, quando l'uomo si è presentato al Nacht Bar chiedendo un superalcolico nonostante fosse mattina. Al rifiuto della cameriera di servirgli da bere, il cliente ha dato in escandescenza, ha raggiunto il balcone, si è preparato il drink e poi è uscito e ha cosparso di benzina l'auto di una delle cameriere. La sua furia è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri, chiamati da alcuni testimoni. L'uomo si è dileguato prima di riuscire ad incendiare la macchina. Vediamo una notizia che riguarda un altro incidente accaduto a Monguelfo in Alto Adige, con 4 persone coinvolte. La dinamica dello schianto è ancora in fase
di accertamento, sono 4 i feriti, la più grave è una 76enne di Padova che è stata ricoverata in condizioni piuttosto serie all'ospedale di Brunico. All'ospedale di San Candido invece sono stati portati gli altri 3 feriti, tutti originari della provincia di Verona. Adesso torniamo a Bassano del Grappa perché ci sono problemi per il trasporto scolastico, come sempre quando riaprono o stanno per riaprire le scuole. Manca poco alla campanella che segnerà l'inizio del nuovo anno scolastico e ogni nuovo anno, quando si avvicina il ritorno in classe, si ripropone il problema del trasporto scolastico e della viabilità. Un tema intercomunale che vede coinvolti studenti, famiglie, aziende di trasporto, amministrazioni comunali e tanti altri soggetti, ragion per cui trovare una quadra non è sempre facile. Ha ben detto lei, ci sono troppi attori, o tanti attori meglio. Quest'anno l'abbiamo già impostata con una doppia riunione, una fatta a luglio assieme a tutte le componenti. Poi abbiamo fatto anche una riunione solo tra comuni perché vogliamo veramente cercare di dare delle risposte un po' più concrete. Allora, una prima proposta concreta è quella di aumentare un paio di corse, anzi 3 corse, per poter garantire agli studenti di arrivare a casa. Parlo sempre di TPL locale nostro, non l'interurbano. E qui i comuni si impegneranno anche a un esborso maggiore per il costo chilometrico. Altre situazioni vertono su un maggior controllo all'interno degli autobus, questo per permettere di avere un'equità tra chi giustamente paga il servizio e chi magari gli piace invece fare furbo. Dunque più corse e più controlli, anche per evitare il riproporsi di scene come queste, con decine di studenti in attesa per ore e ore. Adesso noi abbiamo scuole che lavorano su 5 giorni, scuole che lavorano su 6 giorni, l'anno prossimo ci sarà il Parolini che nella sede di Pova del Grappa andrà a pieno regime, per cui gli studenti di Viale Venezia andranno lassù. Ci sono alcune cosette in campo che vogliamo prendere per tempo e cercare di risolvere nel miglior modo possibile. E sempre riguardo alle scuole, 149 direttori dei servizi generali e amministrativi sono stati assunti stabilmente, prenderanno servizio in scuole di tutto il Veneto. Penso che sia una giornata particolare e soprattutto importante per tante persone che durante la loro carriera scolastica hanno svolto il ruolo di assistente amministrativo e facente funzione in quello di SGA, e finalmente vedono coronarsi un sogno, quello della stabilizzazione nella loro funzione definitiva. Eccoli in attesa della chiamata davanti all'ufficio scolastico regionale di Mestre alcuni dei quasi 150 nuovi direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole venete, i cosiddetti di SGA. Altri all'interno dell'edificio stanno già firmando i documenti d'assunzione. Nel suo ufficio il direttore generale Marco Bussetti esprime soddisfazione assieme ai rappresentanti sindacali di CGL, CISL, ANI e FESNALS. Per la scuola in Veneto è importantissimo perché noi abbiamo posti vacanti da funzionari ex di SGA, quindi i direttori amministrativi della scuola abbiamo circa 260 posti vacanti e stamattina possiamo nominare 143 nuovi direttori amministrativi che finalmente troveranno la stabilizzazione. Queste persone sono quelle che collaborano direttamente con i dirigenti scolastici e garantiscono tutta quella parte amministrativa che a volte viene spesso trascurata, no? Si tende sempre più a guardare il rapporto discente docente, ma che invece attraverso il loro lavoro garantisce l'avvio corretto dell'anno scolastico. Da un lato c'è quindi la soddisfazione personale e professionale di uomini e donne che vedono stabilizzata la propria situazione lavorativa, dall'altro un robusto rafforzamento dei servizi negli istituti scolastici della regione. È definita una giornata per certi versi storica. Sì, direi storica anche perché sembra che il Veneto sia la prima regione a farlo in Italia. Penso che tutte le altre regioni italiane seguiranno il nostro percorso, ma in questo momento sono anche abbastanza orgoglioso per tutto il lavoro che l'ufficio è riuscito a realizzare e voglio ringraziare le organizzazioni sindacali e tutti i miei collaboratori per essere arrivati a questo successo.
E restiamo sempre su questo fronte con il caro prezzi dei libri scolastici di testo che fa esplodere il mercatino dell'usato. Il ritorno a scuola si preannuncia per le famiglie italiane come l'ennesima stangata per il caro libri. Le associazioni di consumatori lanciano l'allarme prevedendo un aumento dei prezzi dei testi superiore all'inflazione con un più 3% rispetto al 2024 e un più 8% rispetto al 2022. Secondo l'Osservatorio Nazionale la spesa media per studente si aggirerà intorno ai 590 euro solo per i testi obbligatori e due dizionari, segnando un più 18% rispetto all'anno precedente. La preoccupante situazione grava sulle spalle di genitori già alle prese con rincari generalizzati. Ecco perché il mercatino dell'usato, avviato in questi giorni in tutti gli istituti scolastici, apre uno spiraglio di respiro in molte famiglie e aiuta anche la scuola. Il prezzo è il 50% di quello originale, più un compenso che viene dato alla scuola per lavori. Per esempio, volevano fare un osservatorio di astronomia. Gli aumenti sono notevoli, avendo due figli al liceo, veniamo al mercatino. E ho appena ringraziato infatti chi offre il proprio tempo per fare queste cose, perché è un'iniziativa importante, molto importante per noi. L'aumento è notevole e anche le nuove edizioni, che non si capisce io tra un figlio e l'altro, ma che faccio, aspetto oppure no, cioè non sai mai insomma quanto c'è di sostanziale o cosa, ma impatta parecchio. Noi compriamo libri usati. Così si cerca di aiutare un po' anche la scuola, perché una parte del ricavo va anche alla scuola, insomma, quindi è una cosa utilissima. A confermare che quest'anno il movimento è maggiore è la signora Flavia, una delle responsabili dell'organizzazione. C'è stato molto più movimento, siamo anche noi più organizzati, però sì, più richiesta. Soddisfatti anche i ragazzi che guadagnano qualche soldo e ribadiscono che non è sempre giusto cambiare edizione. Innanzitutto aiuti anche altri studenti, perché vendere libri comunque fa prendere soldi ad altri studenti, quindi che magari usano per poi comprare libri nuovi. Quindi aiuti a quelli come te, diciamo. Sì, ho i miei amici che avevano anche vecchie edizioni e comunque avevano i compagni che comunque, se avevano bisogno di esercizi particolari o di qualcosa di aggiornato, chiedevano ai compagni, però per il resto erano molto valide come edizioni precedenti, ecco. Dalla segnalazione a Rete Veneta alla soluzione del problema in poche ore, accaduto a Mussolente, dove gli alpini hanno sistemato una bandiera rovinata. Non si lascia il tricolore così. Questa è la segnalazione che c'era arrivata dal nostro telespettatore e che si riferiva alla bandiera rovinata del monumento al campo di aviazione di Casoni di Mussolente. Noi abbiamo avvisato subito la sindaca, che a sua volta ha allertato il gruppo Alpini, che si prende cura della manutenzione del monumento. Ringrazio il nostro concittadino per la segnalazione, ma ringrazio soprattutto il gruppo Alpini di Casoni, che da quando è stato realizzato ci aiuta a mantenere manutentato e pulito il nostro monumento in via Campo d'Aviazione. E già ieri nel tardo pomeriggio la bandiera, come vedete, è stata sostituita. In poche ore dunque la situazione è stata risolta. L'amministrazione conferma l'importanza che attribuisce al monumento e l'utilità delle segnalazioni dei cittadini. Per noi è un monumento importante ed è nostra cura mantenere viva la memoria. Le bandiere vengono sostituite, come un po' in tutti gli altri punti del territorio, un paio di volte l'anno. Questa volta probabilmente si è rovinata un po' prima del previsto. Vice Federico Fusetti, vediamo a Padova l'accordo con la giunta comunale, tra la giunta comunale e l'azienda ospedaliera, con gli agenti della polizia locale che verranno visitati nelle strutture del nosocomio padovano. Approvata la delibera in giunta a Palazzo Moroni, che sancisce l'accordo tra comune e azienda ospedaliera, che prevede l'erogazione di visite psicoattitudinali per gli agenti di polizia locale in cambio di pattugliamenti nell'area dell'ospedale di via Giustiniani. Ancora mesi fa il sindacato UIL aveva denunciato che dal 2016 non erano state effettuate visite agli agenti della polizia locale per valutare l'idoneità a detenere un'arma. Ora ci sono le date per
le visite il 10 e 24 settembre. Saranno 250 gli agenti valutati dai professionisti dell'azienda ospedaliera padovana. Il protocollo dunque prevede presidi quotidiani da parte di una pattuglia a piedi di agenti in divisa per garantire la sicurezza della zona ospedaliera, con pattugliamenti mattina e pomeriggio in orari diversificati. L'accordo è sottoscritto per un anno, ma ci sono i presupposti perché venga rinnovato. La conferenza dei sindaci dell'Uso 8 dà i voti ormai all'ex direttore generale dell'azienda socio-sanitaria Berica. Vediamo i risultati. Il giorno della verità, ma anche il giorno della sanità. I sindaci dei comuni dell'Ulsotto sono stati chiamati a giudicare l'anno 2023 del direttore generale dell'azienda sociosanitaria Berica. Un giudizio a posteriori, visto che oggi Maria Giuseppina Bonavina non è più il DG dell'Ulsotto e il suo posto c'è Patrizia Simionato. Summit a porte chiuse, poi il voto, segreto come nel 2022, quando era stato valutato il 2021, e nel 2023, quando ancora era stato preso in esame l'anno precedente. Pure questa volta, nel 2024, i primi cittadini non trovano l'accordo e il rito del giudizio ha riproposto lo stesso esito degli ultimi due anni, che matematicamente si traduce in un 16. I sindaci dunque confermano lo stesso giudizio per l'ormai ex DG dell'Ulsotto, Maria Giuseppina Bonavina, che si è avvicendata a marzo di quest'anno con Patrizia Simionato. Da quanto filtra, i voti sarebbero stati più alti nell'est vicentino rispetto all'ovest, ma alla fine la media è stata arrotondata per eccesso a 16 su un massimo di 20. Un giudizio, come dicevamo, ormai a posteriori, visto che la stagione sanitaria di Bonavina a Vicenza è da coniugare al passato. Il suo presente è allo IOV di Padova. Il presente dell'Ulsotto, invece, si chiama Patrizia Simionato, ma il giudizio su di lei è rimandato al futuro, all'anno prossimo, quando i sindaci saranno chiamati a dare un voto all'operato del nuovo DG nell'area Berica. Insomma, tra ieri, oggi e domani sta nascendo una nuova epoca per la sanità vicentina. È stata approvata dalla Giunta di Padova la convenzione con la soprintendenza per gli interventi urgenti di messa in sicurezza di uno dei tre edifici vincolati all'interno dell'ex caserma Prandina. Rientro dalla pausa estiva per la Giunta padovana, che come primo atto ha approvato la convenzione per il passaggio tra il Comune di Padova e la Soprintendenza per la gestione delle procedure di gara relative alla messa in sicurezza e restauro di un edificio di proprietà della Soprintendenza all'interno dell'ex caserma Prandina. È il primo intervento che dà il via alla riqualifica dell'area che diventerà il Parco delle Mura San Benedetto, un parco che ingloberà i tre edifici storici vincolati che verranno restaurati. La Soprintendenza, con questa convenzione, dovrà definire il progetto e la copertura finanziaria dei lavori, mentre il Comune di Padova, che è stazione appaltante, dovrà redigere il bando di gara e l'affidamento dei lavori. L'edificio, il primo ad essere restaurato, è in condizioni precarie. Il tetto e le travi di legno sono crollate. Un tempo erano le scuderie. Nel progetto del nuovo parco, invece, diventerà uno spazio civico ospitando associazioni, aule studio e casa di quartiere. Festa di Rifondazione Comunista al Parco Iris a Padova. Dibattito politico con ospiti importanti di caratura nazionale che affronteranno il tema della guerra, ma anche festa con cibo e musica per far vivere uno storico parco cittadino. Torna la festa di Rifondazione Comunista al Parco Iris. Le prime serate, cominciate lo scorso 23 agosto, hanno già avuto un buon riscontro di presenze. Il filo conduttore di tutta la manifestazione è la guerra, ovvero fuori la guerra dalla storia, per dare un segnale di impegno vero, concreto, contro la guerra e per la pace. Questa sera avremo ospite il sindaco di Padova, abbiamo avuto ospite Monio Vadia, ci saranno altri ospiti importanti a livello nazionale e ci auguriamo, insomma, che come ogni anno la tradizione della festa di Rifondazione al Parco Iris possa avere lo stesso successo. Oltre alla guerra verrà affrontato nei dibattiti il tema del salario minimo, dell'autonomia e dell'Europa. Ogni serata fino al 1° settembre sarà accompagnata da musica e cibo cucinato dai volontari. È un momento anche, insomma, per finire l'estate in un posto molto bello che è il Parco Iris.
E c'è chi finisce l'estate sulle Dolomiti, vediamo un titolo del Corriere delle Alpi, boom di turisti stranieri sulle nostre montagne, il riconoscimento UNESCO li ha raddoppiati, non solo Europa, i visitatori arrivano anche dagli Stati Uniti, dalla Cina, da Israele, Canada, Australia e Nuova Zelanda, in calo gli italiani persi 1,2 milioni di presenze. Vediamo altre due notizie, sempre da quelle delle Alpi. Daspo per un anno, un giovane tifoso punito per un fumogeno. Lavori alla rete idrica a Belluno, il centro è senza acqua. Questa è una notizia che riguarda tutti i bellunesi. L'incubo cassa per i cassa integrazioni per i metalmeccanici, meccanostampi, stop all'integrativo. Andiamo ancora in pubblicità, un minuto e mezzo e rientriamo subito. I giornali e le televisioni parlano spesso di imprenditori che raggiungono grandi risultati e si dimenticano di quelli che purtroppo hanno grossi problemi, e c'è un imprenditore che ha intervistato Daniele Garbin che di mestiere fa anche questo, cioè quello di aiutare i suoi colleghi più sfortunati. Il lieto fine per la drammatica storia di Andrea, un ex ristoratore finito sul lastrico dopo essere stato truffato. La sua disavventura, che lo aveva trasformato in clochard a mendicare sui marciapiedi di Milano, è radicalmente cambiata grazie ad un imprenditore vicentino, Mirko Gasparotto. L'ho rintracciato, mi ha dato il numero, l'ho chiamato, subito lo abbiamo messo in sicurezza, l'abbiamo fatto dormire su un ostello e subito abbiamo dato nel circuito degli imprenditori che fanno parte di OSA Community, che sono circa 7.000, l'esigenza di avere un posto di lavoro in una certa zona e su una certa funzione. E il venerdì successivo la fortuna ci ha assistito e ha avuto un contratto di lavoro, insomma. Il manager, a capo di un'azienda leader di prodotti per saldature di Zanè, è anche il fondatore di OSA Community, una rete di imprenditori che da 8 anni promuove la crescita condivisa dell'economia. Attraverso la costituzione di un apposito fondo, l'associazione sostiene i colleghi falliti, che Gasparotto invece preferisce definire momentaneamente caduti da cavallo. C'è una sede a Vicenza, ci riuniamo ogni mese, ci sono circa 200-250 imprenditori e cerchiamo di far aumentare la cultura imprenditoriale degli imprenditori, soprattutto le piccole e medie imprese. Il nostro obiettivo è quello di cambiare la direzione di almeno 50.000 imprenditori in Italia, ma credo che siamo sulla buona strada. La vera sfida è anche il cambiamento della cultura d'impresa, non solo business ma anche solidarietà, il cosiddetto give back, molto più comune e diffuso negli Stati Uniti. Io personalmente sono mosso dal fatto che sono stata una persona fortunata, ho avuto tante cose dalla vita e penso che ritornare un po' di queste cose, un po' di questa fortuna, magari a persone che non sono fortunate, sia il minimo del minimo che si possa fare, perché tante volte pensiamo che lo Stato deve far tutto, che le persone, sono sempre gli altri che devono aiutare. Se ognuno di noi ci muovesse con questi piccoli passi, beh, esisterebbe molta meno povertà, esisterebbe molte meno situazioni difficili. Vediamo come ha commentato questa vicenda l'ex presidente di Confapi Venezia, Ivan Palasgo, che era ieri sera a Focus. Sentiamo. Con le medie imprese, l'assoluta e totale solitudine in cui si trova il piccolo imprenditore non appena ha una difficoltà, che può averla per un errore che commette, perché... L'avvocato Nava ha appena detto adesso che bisogna essere garantisti, quindi uno può anche commettere un errore, però... Ma anche e soprattutto per errori commessi da altri, per scelte di altri. Io lavoravo, io non faccio più l'imprenditore, Deo grazie, mi sto divertendo, finalmente si respira. Ecco. basta, per carità di Dio, basta, che vaga Tajani e Salvini a fare impresa, a creare posti di lavoro. Io ho già dato, quello che potevo ho dato. Spesso le piccole e medie imprese
Il piccolo e medio imprenditore è solo di fronte anche a ingiustizie brucianti. Stavo dicendo prima che il mio settore di piccolo imprenditore era nel settore degli appalti. No, io lavoravo in appalto per grosse committenti tipo Eni. Io ho lavorato per anni con l'Eni e ho lavorato benissimo, non ho mai avuto problemi. Poi l'Eni ha chiuso, a me ho dovuto lavorare per altri clienti, tra cui anche la Miteni, per esempio, la famigerata Miteni di Vicenza, di Montebello. Trissino, ho lavorato anche là. E io adesso posso anche dirlo, tanto non me ne frega niente, siccome non sono imprenditore, non mi possono neanche censurare perché sono, ahimè, vetusto, quindi non posso neanche mettere in galera, dico le cose come sono la realtà. Non c'è limite di età per andare in galera. Ma va bene. Vabbè, ne abbiamo parlato ieri sera e metteva in evidenza Palasco quelli che sono veramente i rischi che corrono soprattutto i piccoli imprenditori. Adesso passiamo ad un altro scenario, cioè quello luminosissimo della Mostra del Cinema di Venezia, che ha aperto oggi l'81esima edizione. Ci racconta tutto Lorenzo Maier. Allora Lorenzo, come sta andando questo battesimo del fuoco? Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori. Beh, è un battesimo che ancora è in attesa del momento clou, nel senso che qui a Lido è tutta una preparazione in previsione di questa sera, di questo affollatissimo, scintillante red carpet che ci sarà. Già questa mattina fans appostati dalle 7 del mattino per cercare di vedere Monica Bellucci e Tim Burton, che era sul red carpet, ma che questa mattina sono già arrivati qui nella redazione del Casinò per fare la conferenza stampa che ha presentato il film di apertura. Un imponente spiegamento anche di forze dell'ordine per far sì che tutto si svolga al meglio, e tante novità del cinema anche in ambito regionale e locale, con la Film Commission che sarà presente nello stand della Regione Veneto, nello spazio della Regione Veneto, che da diversi anni, da diversi decenni è qui parte ufficiale della mostra. Quindi una mostra che abbraccia tutto il mondo, abbraccia il cinema italiano, di cui stiamo già parlando con attori e registi, sta vivendo un buon momento, e abbraccia anche le realtà locali e regionali, perché deve essere poi un invito a tutti, anche terminata, conclusa questa grande festa, ad andare nelle sale, direttore, se no i festival servono a poco. Certamente, tra l'altro ricordiamo Tim Burton e Monica Bellucci sono marito e moglie, ci saranno tanti gossip, no? Perché ci sono Angelina Jolie e Brad Pitt che hanno avuto su questo ha garantito il direttore Barbera, nel senso che ha detto che non si incroceranno, quindi però sì, sono tutti gli ospiti. Tutti appostati per vedere un po' le reazioni, per cercare di intravedere i sentimenti, gli sguardi di questi divi, che a volte sono inavvicinabili, a volte invece si prestano. La madrina ieri per esempio ha detto: io voglio stare in mezzo alla gente, quindi anche per lei sarà una bella prova, perché già si è concesso molto anche a tutti quelli che sono qui già da giorni per partecipare alla vita del festival. In questo momento, mentre vi stiamo parlando, ci troviamo proprio al di fuori della sala stampa, dove il direttore Alberto Barbera ha appena presentato le 5 giurie, che hanno tutti gli occhi puntati addosso da parte degli addetti ai lavori, perché poi dalle loro decisioni scaturiranno i verdetti che faranno discutere, e Pietrangelo Buttafuoco, che ha, diciamo così, nel suo intervento iniziale fatto un'ode al cinema e alla pace. Quindi sono già tantissimi gli eventi. Poi questa sera cena di gala ristretta per un numero ristretto di ospiti
all'Hotel Celsio, quindi anche su questo le idee, il modo di comportarsi del festival è un po' cambiato. Ti ricordi, direttore, quando c'erano queste grandi feste di apertura con 1000 persone sotto la pensa struttura, anche un grandissimo spreco di cibo che davvero era una nota un po' stonata. Da qualche anno si è data anche questa caratteristica un po' di sobrietà, pur in una grande cornice di prestigio come era la Mostra del Cinema, che lo ricordiamo ha un budget di 23 milioni di euro. Lorenzo, ti ringrazio molto, ovviamente penderemo dalle tue labbra in questi giorni, avrai molto da fare e tante stelle da intervistare. Grazie a Lorenzo Maier, grazie ai nostri registi Tony Esposito e Francesco Ceron. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, stiamo facendo con Focus degli ascolti astronomici, quindi vi ringraziamo molto. Buona giornata.